Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere dal mio tavolo da lavoro, sono presa a montare le ultime cose. Scusate, sto sistemando. Vedrete la. Sto sistemando le ultime cose che porterò domani al mercatino. Niente, volevo farvele vedere. Sto facendo adesso il video ancora prima di finire di montarle perché ho paura di non riuscire a fare il video. E siccome volevo farvele assolutamente vedere, ve le faccio vedere anche così, smontate. Allora, questi sono gli ultimi quattro cucchiaini che mi mancavano dei cucchiaini che avevo preso apposta per questo progetto. Gli ultimi quattro, ho fatto una girella con la panna, con la pannetta rosa, e sarebbe una girella al caffè, me la sono inventata al caffè, va bene al caffè. Questa volpe che ho preso l'immagine da Pinterest, sia per la volpe che per la Danaz di Topolino, ho visto delle immagini su Pinterest e ho voluto replicarle. E poi l'omino di Zenzi che non mi è uscito questo granché, però insomma, niente, questi qua, questi ultimi quattro cucchiaini li porterò al mercatino, al primo mercatino di Natale che avrò il 2 e 3 dicembre a Somma Lombarda. Sarà il mio primo mercatino di Natale di quest'anno e li porterò lì. E niente, ragazzi, spero che vi piacciono. Allora, è stato un lavorone. Il lavorone più grosso è stato la volpe. Ci ho messo 100 anni a farla la volpe. Così tanto Tamara? No, 100 anni no, però ci ho messo un po' a farla. Idem con patate questa, ci ho messo parecchio per farla. Ho usato la base della Danaz, quella rigata, infatti dietro si vedono ancora le righe, però davanti no perché l'ho tutta testurizzata, diciamo, texturizzata e mi piace tantissimo. Poi vabbè, c'è il lomino. Non mi piace per niente l'omino, ragazzi. Non mi piace per niente, però vabbè, ho voluto provare a farlo così e via. E poi c'è la girella. Qui c'è un po' di fimo liquido, glielo devo tirare via. La girellina anche ci ho messo un po' di tempo a farla, però mi è uscita bene anche lei. E questi sono i quattro ultimi cucchiai che mi mancavano. Adesso non lo so, prossima settimana vado all'IKEA, se ne trovo magari qualcuno ancora, anche se questi l'ho presi al supermercato, non li ho presi all'IKEA, però vabbè. Passiamo a questa che è una richiesta. Domani sarò al mercatino a Saronno in Corso Italia e queste quattro cose che ho fatto espressamente per questa ragazza qua verrà a ritirarle appunto domani al mercatino. Ho fatto la Danaz di Hello Kitty, mi piace tantissimo. Guardate come sbrilluccica! Oh, sì, ma pura magia! Guardate, pura magia! Sì, mi piace tantissimo. Questa mi ha ordinato proprio questa fatta così e questa fatta così. Ho preparato già le relative perline da mettere insieme. Queste qui saranno per questa, guardate come ci stanno bene. Le devo montare tutte qua sulla catena qui che c'è. E niente, appena stacco con voi lo monterò. Comunque, stavo dicendo, mi piace tantissimo. Mentre queste qua sono quelle che ho preparato. Aspettate che le perline qua se le vanno da tutte le parti. Mentre le perline qui le ho preparate per questa. Di tutti i colori, perché comunque sopra c'è le praline di tutti i colori. Questa qui è quella gelato. Oddio, Tamara, è normale, le perline rotolano, sai com'è, sono rotonde. Certo, lo so anch'io. Stai calma. Spostiamole un po' più in qua, mettiamoci davanti un cucchiaio che le ferma. E niente, questa qui è l'altra richiesta. È sempre la Danaz di Hello Kitty fatta a gelato. Infatti qua c'è la parte del cono, la parte del gelato rosa alla fragola e la cioccolata con le praline sopra. Poi c'è un altro pezzettino di cornetto, diciamo,
con la panna e la ciliegia. Bellini, mi piacciono tutti e due, però se devo scegliere tra i due scelgo questo. Ah, mi piace tantissimo. Va bene, e questi sono i due portachiavi. Poi sempre mi ha commissionato anche queste due torte, che sono le torte che ho fatto anche su cucchiaini. Chi mi segue le ha visti. Li ha scelti con questi colori qua, ovvero fucsia, rosa, lilla e viola, e ci ho messo sopra un macaron con la pannetta rosa. Come vedete, la pannetta sbrilluccica, e gli ho messo le mezze perle, mi piace tantissimo. E anche qui ci sono le sue perline già scelte, guardate come ci stanno bene, mi piacciono tantissimo anche queste. E questa è una. Poi l'altra, che è un semplice cupcake, perché voleva una torta a strati e un cupcake. Questa qui ha la base fucsia e la pannetta rosa. Ci ho messo sopra una fragola ed è bellissimo anche questo. E queste qui sono le perline che ho scelto per il cupcake. Oh, bellissimo! Sì, ci metterò 100 anni a montare il tutto, però ci piace. Poi, sempre oggi, perché oggi è stata proprio una giornata, diciamo, fruttuosa, perché ero proprio in vena oggi, ho fatto. No, questa l'ho fatta ieri, non l'hai fatta oggi, Tamara. Riprenditi. È vero, questa l'ho fatta ieri ed è fior di ciliegio, l'ho chiamata, ed è appoggiata sulla base. Quella fatta con la resina UV dello Starbucks, e lei sarebbe il sapore di fior di ciliegio, perché infatti questa sotto è la bevanda dello Starbucks alla fior di ciliegio. Non è bellissima? Mi piace tantissimo, ragazzi, mi piace tantissimo. Sì, mi piace veramente tanto. Poi sempre ieri, questa l'ho fatta ieri. Poi anche questa che vado a tagliare ora e vado a fare la pieghetta per montare successivamente la catena. Questa è Ermione appoggiata sulla pozione polisucco, che è sempre fatta con la resina UV. Ve la feci già vedere in un altro video. E ho deciso di metterci sopra Ermione, che ha appena preparato la pozione e la deve portare a Ron e Harry. Carina, mi piace, dai, sono carine. Che dite? Poi, oltre a questi, oggi ci ho messo veramente da stamattina, sto qua, però oggi ero in vena, ho fatto. Aspettate che faccio il gancino qua sopra. Lei, wow, l'ala si piega leggermente. Lei è la fata del fiore che non si vede praticamente più. Il fiore qua mancava un pezzo, gliel'ho dovuto aggiungere, però sapete che rifare il colore uguale è impossibile. Vabbè, ma tanto il retro. Il fiore praticamente appoggiato sul fiore, sempre fatto con la UV resin. Sì, l'ho coperto troppo, forse l'ho coperto un po' troppo, dovevo metterla un po' più sopra, però va bene, dai, l'idea del fatto che sia una fata dei fiori c'è. Mi piace moltissimo anche lei. E niente, ragazzi, mi piace tanto sia lei. Che lei, adesso aspettate che ve la faccio vedere, perché le ho appena cotte, devo montarle e portarle domani al mercatino. Eccola qua, anche lei appoggiata su un fiore, anche questo ve lo feci vedere, e ho ripreso gli stessi colori che c'erano nel fiore, ovvero il bianco, il rosa e il verde. Poi gli ho messo questa mezza gonnellina. È carina, dai, anche qua gli ho messo le tre luci nei capelli. A lei l'ho fatta bionda, mentre a lei ho ripreso un po' i colori del fiore sempre. Mi piacciono tutte e due.
Niente, devo finire di montarle e poi vediamo. Domani me le porterò e vediamo. Niente, ragazzi. Ah, sì, aspetta, c'è ancora una cosa sempre fatta oggi, che è questa base. Guardate, sto staccando proprio adesso insieme con voi. Praticamente stamattina, tra una fatina e l'altra, tra una fettina e l'altra, prima ho fatto questa, poi ho fatto questa, ho fatto questa base sempre con la resina UV, l'ho passata due volte perché ho fatto una prima base che sarebbe questo colore che vedete qua dietro, ho fatto mezzo verdone e mezzo azzurro, che sarebbe proprio la profondità del mare. Poi l'ho messo al sole ad asciugare perché con la lampada UV, ragazzi, io non mi ci metto proprio perché non asciuga niente. Cioè, parliamoci chiaro, le lampade UV non asciugano nulla. Cioè, proprio o fai uno strato proprio sottilissimo o se lo fai appena appena un po' più spesso non asciuga niente. Io l'ho messo direttamente al sole e l'ho lasciato 3 ore. La prima parte perché volevo che si asciugasse per bene. Forse 3 ore è un po' troppo, 2. Comunque c'era un bel sole forte, stamattina si è asciugato per bene. Poi ho fatto il secondo strato, che è questo qua sopra con i glitter. I glitter li ho messi alla fine. Anche qui ho fatto un blu, un blu. Non era proprio blu. Beh, qua sembra blu viola. Ah sì, avevo quel viola, quell'azzurro un po' scurino che tende al violaceo. Infatti sembra quasi blu qua sotto. E poi ho ripreso di nuovo l'azzurro, il turchese e il bianco e li ho uniti tutti insieme. Poi gli ho messo le palline che sembrano le gocce d'acqua, mezze perle, dei glitter qua e là, 3 stelline, giusto perché è magia, dappertutto è magia, e qualche glitter turchese. Madonna, ragazzi, ma non è bellissimo? Aspetta. Ma si vede, si è fatta notte, Tamara, non si vede niente. Ma perché non è proprio, cioè io lo vedo molto più turchese, è sui toni del turchese, e invece voi lo vedete azzurro blu, che non è azzurro blu, è turchese. Vabbè, comunque ragazzi, questo è il secondo strato, l'ho rimesso al sole perché c'era ancora un bel sole, infatti si è asciugato tutto per bene. Mancherà di fare l'ultima, non so se lasciarla così e farci la sirena, ma forse lo lascio così, sembra più veritiero. O farci un altro strato trasparente solo di resina e coprire il tutto per salvaguardarlo. Non lo so, ragazzi, accetto suggerimenti. Cosa mi dite? Lo lascio così o gli metto la patina per salvaguardare il tutto? E poi faccio la sirena. Non so, vabbè. Poi anche dietro comunque passerò uno strato perché è appiccicaticcio per via dello scotch. Potrei passare il lucido e basta. E poi farlo asciugare. Sì, effettivamente potrei far così. Comunque se ne parlerà la prossima settimana perché domani sono al mercatino a Saronno, mentre domenica sarò al mercatino a Stresa. Il mercatino per il gorgonzola, la festa del gorgonzola, il formaggio, il gorgonzola, sapete, no? E c'è la festa di sto formaggio gorgonzola e niente, io vado a fare il mercatino. Per cui domani sono a Saronno in Corso Italia, mentre domenica sono a Stresa, per cui sono fuori tutto il weekend. E questo lo riprenderò in mano lunedì, no, lunedì sarò morta. Martedì, se sono viva, si riprende con i lavori. Va bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che le mie creazioncine vi siano piaciute. Ditemi quale vi è piaciuta di più. Aspetto vostri. Tamara spacca tutto. Aspetto vostri commenti riguardo a questo. Che cosa mi dite? Qualche suggerimento? E niente, ragazzi, alla prossima. Grazie. Ciao. Alla prossima.